Mazzani da sempre dedicato al sociale, anche quindi alla Rina questa bella iniziativa ricordo di Lucio Tatarella. Bene, io ho trovato stasera un bellissimo momento, quello che in realtà Lucio continua a portare avanti nonostante la sua assenza da circa 23 anni. Lui continua da uomo politico lungimirante a far camminare l'idea di una politica compatta, di una politica per il territorio e con i cittadini, quindi a favore proprio del popolo, cercando di farla camminare un po' sulle proprie gambe. E naturalmente questo corrisponde all'idea politica sociale innanzitutto, io mi occupo da tantissimi anni, a favore dei cittadini, una politica a favore dei cittadini con i cittadini. Secondo lei quale sarebbe il giudizio di Lucio Tatarella sulla politica attuale, soprattutto sulla politica molisana? Avrebbe tantissimo da ridire, la troverebbe fortemente inadeguata, fortemente scollegata dal territorio, come dicevamo poc'anzi, probabilmente avrebbe davvero da ridire, quindi sicuramente andrebbe a ripromuovere quello che lui ha sempre pensato, una destra magari in modo particolare, che sia una promessa positiva. Tra un anno si rivoterà la regione Molise oltre che le politiche. Ecco, secondo lei, secondo la sua visione, i personaggi politici che hanno gestito la regione negli ultimi anni, anche se di centro-destra, secondo lei hanno la possibilità di proporsi per una nuova gestione? Io penso che gli uomini politici negli ultimi anni che hanno governato la nostra regione Molise dovrebbero fare un esame di coscienza, probabilmente si sono esageratamente scollegati dal popolo, dal territorio molisano, e quindi dovrebbero rivedere quali erano i punti cardine, in modo particolare le promesse che hanno fatto al popolo molisano e la poca coerenza che hanno mantenuto.